Ragazzi, lo schermo è nero apposta. Non state vedendo niente, ma dovreste sentirmi. Buonasera, buon pomeriggio. Esatto, per ora schermo nero. E c'è un motivo, ovviamente. Non è un caso, l'avevo preparato. È, come tante delle cose qui su Sutorima, ancora decisamente una beta, ma The Feller's One Shot sono qualcosa di prezioso, così come lo è il portare qui su Twitch, cosa che accadrà spesso, ancora e a lungo, titoli di un'era passata, titoli che molto, molto, molto spesso sono stati rilasciati prima dei 16 noni. Molti di voi presumo che c'erano all'epoca. E quindi, piano piano, si sta lavorando a impreziosire queste dirette. Con delle grafiche opportunamente costruite per il retro gaming. Ed è, per ora, totalmente un test. È un test. È un test, però è un bel test, è un inizio, è la prima volta che succede. E quindi ci sarà ancora da fare, ci sarà ancora un bel po' di lavoro da fare, magari una centratura, una grafichina un po' più in là, un po' più di qua, qualche cornicina e così via, ma ovviamente molti di noi, tutti, hanno giocato Peter Jackson's King Kong su CRT. Il fatto è che questo titolino è stato forse uno dei primi 5 nella storia videoludica buoni tie-in in assoluto. Cioè, è un buon videogioco. È un bel videogioco. Creativo, denso di idee, qualitativamente altissimo, con persino alcuni concept di intelligenza artificiale e di design che alcuni titoli autonomi avevano solo provato a raggiungere. Io parlo con i ricordi del ragazzino che lo giocò, non con la professionalità che ho oggi, con quello che faccio, ma credo di non essere troppo distante dalla verità. E infatti... ce l'ho qui! Originalissimo e collector. Ed era tantissimo che non lo tenevo in mano. Guardate, bello, dorato, super coatto con... libretto di istruzioni e tutto ciò che concerne le vecchie release. Stampe e DVD bonus con contenuti extra. Santo cielo. Che figata. E infatti... se ci fate caso, ma lo vedrete, là, al di là del green screen che ovviamente fa un po' di dispetti, la qualità grafica è altissima. Certo, un giorno con Sutorima un pochino più avanzato avrete una camera migliore e vi permetterò di vedere le immagini con qualità maggiore. E non manca molto. Avremo diverse evoluzioni, una delle quali in futuro sarà proprio un vero e proprio nuovo trasloco. Lì sarà da piangere, sarà da essere in un dramma, vivere un dramma. Ma, a tal proposito, parlando di drammi, questa storia un po' lo è. E eccoci qui.
Abbiamo tutto. Voglio che il ragazzo che ha riscattato questa one shot rimanga soddisfatto del fatto che avrà potuto condividervi questo, perché è davvero, a modo suo, speciale come videogioco. Fatemi vedere se riesco a trovare. Ecco qua. Haran underscore DS. È il sub che l'ho fatto. E tra l'altro Happy Jack Ita ha riscattato un Q&A estemporaneo. Tralasciando che stai giocando il mio primo videogioco, legato allo stesso tempo al mio primo vero film, Kiddo, da appassionato di cinema ti chiedo, cosa ne pensi del film? Oh, beh. Ero abbastanza giovane, in effetti, anch'io, nonostante tutto, un ragazzo, non proprio un bimbo. Però quello che penso del film è che Peter Jackson è bravo a fare questo. Lo vidi soltanto quella volta, non ho mai fatto un rewatch di Peter Jackson's King Kong. Però, in effetti, mi colpì moltissimo perché mi ricordò come creò un certo altro universo prima di questo. Sapendolo interpretare. Ah! 25enne. Quindi in realtà ti sei avvicinato ai media tardi. Chiaro, chiaro, capito. Ottimo, ottimo. Grazie, grazie in realtà, perché hai aggiunto una piccola interazione preziosa. Ora, lo giochiamo in madrelingua. Ma a me quello che interessa non è tanto la storia, ragazzi. Chi se ne frega, la storia è quella del film narrata con un certo acume, ma anche con inserti cinematografici e così via. Quello che conta è che vediate il videogioco. E vediamolo il videogioco. Vediamolo il videogioco. Allora. Ok. Non c'è problema. Cominciavano ad apparire queste cose, eh? Guarda un po'. A parte il fatto che è comunque 4 terzi, non è 16 noni neanche per scherzo. Grazie del raid, benvenuti ragazzi! Benvenuti a tutti! Comunque, ovviamente la cosa migliore per questi titoli, specialmente quando il 16 noni non ti rivela a schermo una reale estensione orizzontale, è non fidarsi e andare con il 4 terzi pulito. Grazie a tutti ragazzi, benvenuti sia per il raid, sia per quello che è il supporto di sub. Iscrizioni, appunto, e tutto ciò che ci gira intorno. Ryurien, welcome back. Fred the Brand, Bahamos. Peppe, benvenuto, invece. Guitar Hero Ed, anche a te. Edemoid, Brother Maurellus, Matt K, Bazooka, grazie come sempre. Matteo Dona, Torta alle Mele. Mr. Brown, Ceffo Brutto. Cinematology. Benvenuti e bentornati. Sappa. Grazie del dono e delle parole. Ok. Oh, cosa sto portando? Special mode, non saprei dire cosa sia. Probabilmente è, detto per esperienza e abitudine, i filtri. Filtri video. Horizontal flip è, vabbè, lo speculare, no? Yes. Sì.
Tranquillo? I want the cast and crew on the ship within the hour. No, Carl, you can't do this. Tell them the studio pressured us into an early departure. It's not ethical. What are they gonna do, sue me? Huh? They can get in line. I'm not gonna let them kill my film. We have 3 hours to find a new leading lady, or we're finished. There are thousands of actresses out of work in this city. Somewhere out there, ray tracing, esatto. Play this role. Sì, è diventato un watch party praticamente. È un trailer fondamentalmente. That changes everything. I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only a myth. Wall! There's a wall ahead! Me lo ricordo molto bene questo film. Ah, eccolo l'engine. C'è grande atmosfera in questo titolo, ragazzi. È un graficone pazzesco. Okay. I'm feeling better. Can we please try and get these boats in the water? Denim, you lunatic! You can't go ashore in these conditions. Those are 20-foot waves out there. Are you crazy, Engelhorn? This is it! This is the hidden island I've spent 8 weeks searching for. I didn't come 12,000 miles on your stinking ship to give up now. I'm landing on that island if it kills me. Let's go, boys! Hold on tight, this might get a little rough. Okay, I got the camera, I got my leading lady. Jack, stick with me, I may need you for rewrites. Preston, you got the film and the lenses? As much as I can carry. Good, don't lose them. Okay, all right. How you feeling, Ann? What do you say? Let's make a movie. Let's just try landing this boat first, shall we? Jack, I got a bad feeling about this. I wish Miss Darrow had stayed on the ship. Keep a steady, man. Straight ahead. Look at this place, Jack. Can you believe it? It's perfect. Mamma mia, graficamente. Con tutto quello che c'è a schermo. We're turning back. Over my dead body. We're almost there. Come on, we can make it. We're gonna try and land further down. Ma anche la pioggia. Hey, Jack, you gave us a fright. Man, are you hurt? What happened? We crashed against the rocks. One of the sailor's brigs was killed instantly. We put his body over there. Oh, God. We can't just leave him there. I know. Hayes is trying to contact Engelhorn. The sea's too rough. Just gotta hope he saw us. If he did, he'll come looking for us with the seaplane. I can't believe it! This is it. The Island of the Skull. What a place to shoot a picture. This movie's gonna make so much money. Cioè, lavorare di fotorealismo su PlayStation 2 dovevi avere delle super palle comunque. Alegos? 51 mesi. Wow. Welcome back. Ma che bella hype train. Grazie ragazzi, siete così presi. Yes. Sono felice che voi possiate conoscere questo titolo, perché vale veramente la pena poterlo condividere. Cioè è speciale, è un buon videogioco. E soprattutto
ha una di quelle particolarità alla Beyond Good and Evil. Ha molti ambienti ed eventi diversi, perché segue un film che è abbastanza dinamico e hanno avuto il coraggio e la capacità di renderlo non un banale tie-in poco interattivo. Poi in prima persona. Can barely see 15 feet in front of us. Yeah, it's too dark. I've got something that should help. Grazie. Ready? Let's get out of here. Ok, è il momento di tornare indietro. Jack, come here. I got a weapon for you. Hey Jack, you're in the shot. È buissimo. Tra l'altro, se miri, non hai l'iron sight. Hai. Si può mettere l'Iron Sight? Oh, con R3! Ready to open it, Jack? Rallenta moltissimo la mira. Fighissimo. Vabbè, io non sono blind perché lo finì, eh? Però, mamma mia, ho un buco nero di ricordi. Siete fantastici! Hang on, Jack. I'm coming. Shoot some test shots. Now? You want to start filming now? Sure, why not? That's why we're here. We'll start with some screams. Okay, are you ready? And action. Scream and scream for your life! What was that? Grazie, Nate Ness. Let's stay focused. Let's use that fear and let's go for another take. Del dono. Logli. Logli. Lucchino. Grazie. C'è una cosa che non so se avete già notato, ma... Ah, lo avete notato. Ti prego, merda. Sono un hardcore gamer.
Allora, intanto vi voglio un gran bene perché state citando il Giant Enemy Crab. Siete uomini di cultura, uomini e fanciulle di cultura. Ma sì, per un tie-in di questo tipo, su PlayStation 2, avere un videogioco che parte perlomeno senza assolutamente nessuna forma di HUD era incredibile, era incredibile. Ricordatevi che i tie-in, salvo rarissime eccezioni, sono sempre stati monnezza assoluta. Ok, let's move. Ma proprio assoluta, eh. Serial, grazie, welcome back. Dave, anche a te, 32 mesi. Grazie. Do you hear that? It sounds like a plane. It's Captain Engelhorn. He spotted our distress signal. Down here! Captain Engelhorn, we're here! What's he doing? He's leaving. Why isn't he landing? He needs to find a stretch of water that's protected from the storm. Everyone hide. Over there! He's dropped something. We've got to get what's in the case! Vediamo un po'. Options. Video. Non c'è niente di particolare qui. Audio, subtitles. Stereo. Controls, vibration, aiming axis, aiming vice, inventory. Puoi attivare il mirino, munizioni e così via. Vedete? Ma è completamente opzionale. Ed è una figata. Help yourself, Jack. Be careful, they're loaded. Thank God Engelhorn spotted us. Keep your eyes peeled. If I know him, he'll send us more. Il mirino diventa rosso. Ma questo gioco non aveva il doppiaggio in italiano? Ah, sì, sì, anche. Non questa versione, ma... Avete visto quanti danni ci ha fatto un solo colpo? Era anche per dare il realismo. Era anche per dare il realismo. E andiamo. Sperusa. One more left to find. There's another bar of wood. They're on the ground. Spingi, vai. Okay, let's give it a go. One more left to find. No. Vuoi che faccio altro? Ah, la leva questa! Andiamo, vai! Pensavo che avesse bisogno di spingere in due. They don't seem very old. They work just fine. What do you mean? I'm not sure. It's strange. What about the second boat? Jimmy impressed and all the others. I just hope they were able to get ashore. L'altra leva! Nothing's gone right since we set foot on this island. Come on, boys! This is the chance of a lifetime. We're on the legendary Skull Island. Plus, you get to be in a Carl Denham picture. What else do you want? Ma poi il fatto è questo, la palette dei colori così spenta, tutto così freddo, le texture con i pori della pelle, era molto particolare come esperienza. Grazie Nox, welcome back. Out in the open. We have to find a stretch of water near the center of the island. That's where the plane's gonna land. Come on, pull on, boys! Gimme! Lumpy! Over here! Preston! You okay? Bring it ashore over here! The current's so strong! Wrong! Wrong! We'll never make it! Yes, you will! Land as soon as you can! Three magazines on backup. We'll see them again. Let's go. Derapano. First thing we have to do is find some place for the plane to land.
Oh. Vedete, ci sono anche armi diverse. E c'è una fauna che ha un'intelligenza artificiale autonoma e potevano attaccarsi gli uni con gli altri. Grazie, Baggy e Lungo Mario. Tra l'altro. Dai, che figata! Far Cry 2 chi? Stay alert. We're on their hunting ground now. A me sembra una catacomba. Damn it. You've hit a dead end. Looks like some kind of graveyard. This is the perfect place to shoot. This is exactly why you shoot on location. Authenticity, Jack. Real life. Take cover! No, attento! Ma che paura! Che paura mi ha dato! Liberalo! Beccati questo! Two magazines on backup. We can go well now. Done. Ma che paura! Stai bene? Happy Denim? Had your fill of real life yet? Come on, let's get a couple of shots of you in front of this statue. Excuse me, Mr. Denim. Shouldn't we concentrate on finding Preston and the others? Finding Preston? Oh, great idea. He must have at least 3 cans of film with him. Jack, I'm trying to shoot a movie here. Anyone? Up here! Look! Open fire! Fa paurissima. Bullseye. And all clear. Let's go. Fa paurissima. Accidente. Ceylan, welcome back. Lungo. Hang on. Questo è un po' il mio gatto, anche lui fa così. Esatto, e poi quando stai per morire ti mette la musica tragica, no? Che è molto filmico come. Coraggiosissimo lui comunque. Is it broken? No, I think he'll be okay. Guardate. I don't know about the camera. Che è meno appuntita. I only know how to fix up people. Col suono diverso quando muoiono, così puoi sapere quando smettere. Il mirino che diventa verde quando sono morti. Che figata. È un adventure, proprio un'avventura. Go ahead, Jack. I'll
cover you. Look out, Jack! Ah, scusate, sono molto arcade. Five magazines on backup. Wait for me, Jack. I'm coming with you. Hey, are you crazy? I know what I'm doing. I'm coming, Jack. Hey, Jack. Coraggiosissima. Cazzutissimo. Smettila di spawnare. It's only you now, Jack. Be careful. Ok. Vado. Che spettacolo sta cosa, vedete? Ve la presenta anche. Ed è qualcosa che si può sfruttare nel gameplay. L'ho incenerito. We've got to get out of this nightmare. We've been spotted. Da chi? Da cosa? Over there. I'll take care of the door. Treno. Ti dice anche quanti caricatori hai. Ah, ranni, ciao. Don't go, Jack. We could try to use some food to coax them somewhere else. Food? Posso bruciarle. Sono insetti. Te. Non serve il food. Oh, serve il food. Arachnidi, sì. Avete visto che ogni fase ha la sua meccanica? Che perlina. Cioè, il fatto è che a differenza di tanti tie-in, qua c'è reale impegno creativo, non solo produttivo. Three magazines on backup. Sì, sì, se prendi il circuito lo dice, vedi. Three magazines on backup. Ti avvisa con la voce. Cioè, questa è una cosa che non si è quasi mai più vista. Perché non è così importante, però è bellissimo che ci sia. È originale, no? We've almost reached the plateau. We'll be able to get our bearings from up there. Mi serve il fuoco, mi serve il fuoco, m'lady. Jack, look up there. Lo so. Another fire. We can't be alone on this island. We must be nearing some kind of settlement. It must be this way. I'm going. Grazie. Look out, Anne. Ah, bene, pure. Wow, wow. Oh my god. Thank you, Jack. Prego. There's a wall over there. It's huge. Sì. Ready, Jack?
Let's go. The others can't be too far. Brava, milady. Swim! Follow me, I'll cover you from the bank. Sicura? Look out! Ok, è morto. Ma dai, lo sentite il suono dell'acqua che si infrange sul fiume? Sullo specchio d'acqua? Cioè, la pioggia, bello. Quanta cura aveva sotto. Presto, presto! Thanks. Nice work. You got good aim. I can usually hit my target. I noticed. Tra un po' la mappa si apre anche un po'. Jack. Paracaduta. Bene. Ecco perché non era rosso il mirino. Vedete che hai sempre l'opzione di raccogliere armi per poter risparmiare. Ok, abbiamo preso. Guardate il cibo, vedete? Boh, è pieno di buone idee. No, volevo cucinarlo. Sto solo cercando di pulire l'aria. Sto facendo completismo. Che polso, ragazzo. Three magazines on backup. Ne va. Ci serve un insetto. Dammi. Arrivo! Corri, Melody! Corra! Corra alle catacombe! Non si fidi! Di nessuno! Non siamo chierici! Oh no! Rea? Further down. Okay, keep searching. They can't be far. Hey, Jack, I have the sniper rifle. If you want it, just let me know. Sto per fare una cazzata, vero? Ah, no, non posso. Ok. Hey! Four magazines on backup. Look out. It's a high precision weapon. It worked. Let's get out of here. Ci mancherebbe altro. Let's move. Let's move.
Voglio una lancia, voglio una lancia! Sono invincibile. Ma smettila. Mangiatevi fra di voi, fu. Ma che domanda? Ma secondo te perché non sta atterrando? Hai veramente fatto questa domanda? Perché è cattivo! Non mi attaccare alle spalle mettendo la musica tragica! Quanti sono? Andiamocene. Tutti a mangiare il gargoyle. Via, 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 via. Via, 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 via. E dai, corri anche tu. Andiamo. Ma che help? Cioè, butta l'insetto. Oh, arrivo. Aspetta. Aspetta! Sto arrivando! O no? No! Stavo per lanciare il cibo! Allora. Allora. Boom! Boom! Insetto, insetto. Dov'è finita? Dov'è? Why isn't he landing? Non la posso sentire sta frase. Sei? Vieni. Brava. T'ammazzo, eh. Avete visto che però non è neanche tutto automatico. Cioè c'è una reale strategia. Sei carino. Sì, l'ho sentito. Morite tutti adesso. Gotta reload. Dammi un secondo. Cercano di mangiarsi a vicenda e... C'era qualcosa da fare là? Secondo voi? I can try and open it from the top. Brava, fallo. Be careful, Anne. Thank you.
c'è niente qua. Ok. Ero incuriosito, ero... Sapete, non si sa mai, un segretino, qualcosa. Non pensavo ci sarebbe stato, perché non ci sono collezionabili, eccetera, però wow. Anne? Yes. There's a winch up here. I can open the door for you. Oh no. Anne, you hanging in there? Aia. Ok, bene, butta la lancia. Butta la lancia. Butta la lancia subito. Non è... Cioè, questi sono un popolo indigeno che vive con questa fauna. Io starei attento. Grazie, Child in White. The Expat, welcome back. Bene. Prospettiva. Quanto curato. Fa paurissima. Lava! Struttura super smart. Ci tenevano tantissimo che lui venisse da Dio, ovviamente. Che scenografia. I have no idea where Hayes is. We got separated. I just hope he's still alive. Incredible. Absolutely incredible. Thank you.
Questi mi ricordo che le mappe si aprivano un sacco di più. We gotta get through that door. There's no other way. Over there. Something moved. Take cover, Jack! L'ho aiutato! L'ho aiutato! L'ho aiutato! Gli ho distrutto la scolopendra! Però avete visto, c'è proprio tipo la boss fight con... Che crea tensione in un'arena, cioè... No, volevo fare la figata. Voglio provare a fargli fargli danno ambientale. Vediamo se riesco a fare una cosina. Fatemi vedere se riesco a risolvere un problemino che vedo nell'emulazione. Prego. Aspettate, prima di fare cazzate, salviamo. Così non c'è rischio. Vediamo se riusciamo a fare una cosina. Permettetemi, perché io, sicuramente l'avete notato anche voi, ma ho visto qualche problemino. Se facessi questo... Non è cambiato quasi niente. Questo ora non potete vedere che è cambiato, ma io lo vedo che non è cambiato. E se per caso facessi... questo... Non sembra interferire. We gotta get through that door. There's no other way. Vediamo un po', fatemi fare un secondo, perché magari è una stupidaggine. Vediamo un po'. C'è... qualcosina. Ma in teoria dovrebbero esserci state un sacco di problematiche con le cutscene, ma non è vero. Ah, per risolvere i freeze dell'emulazione. No, non è vero. Non abbiamo avuto questi problemi, per fortuna. Il problema che vedo io è che l'emulazione cade sotto un certo livello di percentuale di framerate nativo e questo crea dei piccoli disguidi audio. Ah, vediamo un po'. Vediamo un po' se per caso ho sgamato qualcosa.
Dovrei riuscire a cercare le opzioni con voi, ma vediamo un po'. Aspetta, 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 aspetta. Datemi un secondo. Ci siamo, eh? Vediamo un po', sto facendo un tentativo di opzione che dovrebbe forse interagire con certi render, anche se in teoria non dovrebbe perché è un... Vediamo un po' di... Config. Ok. Avevo accettato tutto fino ad ora, ma ci tenevo a fare... Nah, mi sa che non cambierà niente. No. I tried. Non voglio farvi perdere tempo. Non voglio e non lo farò. Quindi accetteremo che ogni tanto si senta qualcosa di un po' sporchino. Trattandosi di un di una one shot, lo accetto. A malapena. Lo accetto, ma a malapena. Ok. Va bene, emulatore. Ti perdono. Ti perdono. Ti perdono. Over there. Something moved. Eh sì, brucia? No, 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 era perfetto. Io sto calcolando nella mia mente il DPS, no? Quello di fuoco farà più male, quindi faccio... Ma... E questi piccolini? Ma se muori un paio di volte ti semplifica il gioco. Esatto, abbassa la difficoltà dinamicamente. Ma questo non ricordavo che potesse farlo. Wow! Bello! Ma dai! Aveva la difficoltà... Aveva la difficoltà dinamica. Ti degrada il boss a due mob? Ma che spettacolo. One more left to find. E ora la troviamo, sono colpito. Sono molto colpito. Prendiamo a cazzotti l'aria. Sì, sono io. Eccezionale. Eccezionale. P-
potenzialmente anche la lancia funzionerebbe benissimo. Vai. Vai. I thought these things were supposed to be extinct. Già. Well, they are now. Bah. Ma veramente lo ha detto. Lo ha detto davvero. Oh, Mesnio, grazie. We gotta get through that door. There's no other way. Jack, I gotta take a break. Fine. I could do the rest myself. No, I gotta change the film room. Ti fa capire le parti di film, no? Jack, come quick, I heard Anne scream. Che belli videogiochi, ragazzi. Che belli videogiochi. Che poi qua uno potrebbe anche guardarsi in giro con molta più calma, che a me mi piace in questo caso fare l'anziano gamer. Ah, lui è davvero Jack Black. Lui è davvero Jack Black, sì sì. Altro che. Bello che è. Absolutely incredible. Ti salvo, Carl! Hang on, Carl! Ma sono un treno! Ho preso a cazzotti un velociraptor! Te magno il core! Quanto dinamico, dai, quanto figo. Devo trovare un'arma. No! Mamma mia, platformer! Finito? Ma il fatto è che chi si sta stupendo che il gioco sta andando avanti un sacco rispetto ai propri ricordi è proprio un classico dell'esperienza del giocare da piccoli e da grandi, specialmente perché comunque sto abbastanza via trottando, eh. Hang in there, Carl, I'll come and get you. Oh, suca. Hang on, Carl. E questo non lo facevi da piccolo, magari. O meglio, in realtà sì, ma non la prima volta. Ho rischiato di ucciderlo, ma
last magazine on backup. Almost out of ammo. Dov'è il fucile? Dov'è il fucile? Vieni, vieni, vieni giù. Non puoi essere ancora vivo. Non puoi. Last magazine on backup. È fatto di adamantio. Minchia, se i danni aumentano in base a quanti proiettili della rosa li colpiscono. Hold on, Jack. Gotta get a shot at this. No! Mi sono sentito così figo e lui si è fermato. Si è fermato. Ok, I'm good. Now let's go find Kong. Che bello. Vedete che ha boss fight diverse, una in cui ti devi nascondere, l'altra in cui devi inseguire. È un tie-in, eh? Gli altri erano quel che erano. Anche all'epoca. Dove dobbiamo andare adesso? Questo è chiaramente PS2. Aspettate, forse devo salire. È qua, infatti. Ah no, è la stessa strada. Sto tornando indietro. Forse non devo tornare indietro. E invece sì. Double kill. No, no, ma si producono ancora tie-in. Quelli che escono adesso hanno una qualità generalmente maggiore. Non è stato proprio il caso recente con Marvel's Avenger, ma... Sì, certo che conosco Zully the Witch su YouTube. Oh no. Ecco, prendete lui. No. Nice shot. In che senso, Danimat? Ma Avengers non è tie-in. Sì. I tie-in intesi come giochi su proprietà intellettuali cinematografiche, fumettistiche e così via. Il tie-in è... Sì, ok, ha una storia originale, però... Vabbè, no, hai ragione, non è tie-in. In realtà hai ragione. Il tie-in è definibile tie-in, perché... Tia-in, no? Però sì, si può intendere anche giochi che hanno... Che si basano sulla proprietà intellettuale in maniera tale da non confrontarsi granché con la qualità del prodotto che vorrebbero, in teoria, dover desiderare di raggiungere.
No, Reddy, no, vorrei trovare delle munizioni. Ma sì, alla fine, sotto questo punto di vista, anche gli Arkham sono dei tie-in, ma di qualità incredibile, tanto da essere appunto opere a sé stanti. Ma infatti anche Spider-Man PS4 sotto questa vaga definizione è un tie-in. Poi non lo sono davvero, perché i tie-in sono per esempio 007 GoldenEye. GoldenEye è uno dei pochi buoni tie-in della storia. Però ormai la definizione non funziona più, perché si è arrivati a un punto tale in cui le proprietà intellettuali hanno una forza così importante da creare delle storie autonome intorno. Usare il personaggio per essere autonomo. Un tempo non si faceva. Mi ha ciurato la lancia, vero? Sì. Ok. Checkpoint. Che bello, guarda che figata. Spiders. We saw some earlier with Hayes. We managed to beat on a couple hunks of meat. Guarder dove? Ok. Ti seguo. Abbiamo tre oggetti adesso, ok. Meraviglioso, Doob, grazie di cuore. E certamente interessa. Siamo morti. Sto bene. Sto bene. Ok, sta bene. Si è frizzato! Si è frizzato! No! 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 No, perché? Sul più bello! Secondo voi, quando ha salvato l'ultima volta? Torna al menu. Mi sa che non ha salvato mai. Ma è l'inizio questo. E quindi il salvataggio che ho è qui. We gotta get through that door. There's no other way. Ma è mille anni fa! Beh, io volevo finire tra un quarto d'ora, ma questo è
il finale triste. E tra l'altro ero curioso di vedere, perché come Heart of Darkness, come Heart of Darkness, avevo visto che bisognava entrare nel menu per salvare. Come Heart of Darkness, questa cosa si può finire insieme facilmente comunque, perché dura circa 7 ore. Dura circa 7 ore. Ok. Accidente. Però vi dirò questo. Ce lo teniamo da parte. Io faccio un salvataggio reale. Faccio un vero salvataggio sulla memory card. Così quando riprenderemo uno... Sì. Overwrite. Così la prossima volta... Quando sarà, ma tra molto tempo, però quando riprenderemo il secondo CD di Heart of Darkness, alcune fellers one shot su titoli così brevi potranno diventare una chiusura. Tanto alla fine, specialmente se metto l'unlock del limitatore di frame rate, accelero un po' il gioco, arrivo dove ci eravamo lasciati e si può proseguire la prossima volta. Carino. Io spero che vi sia stato trasmesso il valore di questo titolo, perché è veramente figo. Cioè, avete visto anche lì, no? E distrai, tirano i dinosauri per mettere la leva e magari utilizzare il fuoco per cacciarli, ucciderli. È figo. Vi dirò questo. Quello che ci aspetta oggi è carino, perché alle 21 sono ospite di un altro canale per parlare di Evangelion. Ok? Su Telegram trovate tranquillamente il link. È Hanabi Temple, però si trova. E... poi, dopo, stasera più sul tardi, Isaac. Si continua Isaac. Mi dispiace non aver finito salutandovi con decenza a un punto in cui ho detto perfetto, quasi chiude come il CD1 di Heart of Darkness. Ma, nonostante la bellissima copia fisica, ci ha tradito. Stasera passerò dal pub. Sicuramente a un certo punto, a fine serata, passerò dal pub. A questo punto, ora invece... ripasso su L'anima dell'Alien e vi ringrazio di cuore. Xenodado, grazie del supporto. Alex Fisnia, Dottor Viente, It's Siri, Mictos, grazie. Scusatemi il brutto finale, spero che non ci siate rimasti male. Mi è dispiaciuto, ma alla prossima. A più tardi, ragazzi. Surfers Rescue. E via. Facciamo Raidino in Tail? Un piacere. A più tardi, ragazzi. Un abbraccione. Semper Fi. Scusate. Peccato. Non pensavo di dover spammare F1 con i save state perché mi fidavo della stabilità. Grosso errore.